Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Qua, benvenuti, ben trovati a questa undicesima puntata di Le Buone Pratiche, quindi siamo qui a darvi il benvenuto. Ovviamente do anche il mio saluto a Greta Settimelli. Ciao Greta. Eccoci ritrovati per questo, diciamo, secondo ciclo, no, di trasmissioni, perché poi le prime 10 puntate sono state davvero una scommessa vinta, perché dobbiamo dire così, e quindi grazie insomma a tutti coloro che ci hanno seguito da Radio Fly, da Arezzo TV, dove ricordiamo va in onda ogni giovedì alle 21, e dai nostri canali social, che è appunto la pagina delle buone pratiche. C'è da fare una piccola aggiunta, perché coloro che ci sostengono da questo secondo ciclo, c'è anche il nome di CoinGas, quindi ringraziamo insomma per questo sostegno. Salutiamo anche CoinGas che ci sostiene, è un sostegno importante. Assolutamente, assolutamente, ci vogliono. Allora, proprio per dare nuova energia a questo secondo ciclo di trasmissioni, iniziamo proprio parlando di energicamente, il futuro dell'energia a scuola. Questa è la buona pratica che vi raccontiamo oggi, ve la raccontiamo tra poco, sentiremo Alessandra Capizzi, Legambiente Arezzo, ma intanto vi diciamo due note su questo bellissimo progetto che è arrivato alla sua 7ª edizione. Quindi si parla ovviamente di risparmio energetico, di educazione ambientale, di energie rinnovabili, di efficienza energetica, e tutto questo viene fatto in collaborazione con le scuole primarie e secondarie, quindi sono dei percorsi ludico-didattici, cioè quindi c'è il divertimento ma si impara anche proprio su questo tema importantissimo. Ecco, il fatto che sia arrivato alla 7ª edizione, questa è già una conferma, no, che energicamente sia, Alessandra, una buona pratica. Tanto per dare alcuni numeri, ci sono oltre 1000 classi coinvolte, 760 scuole in questi 7 anni, presumo, e circa 25.000 studenti. Insomma, i numeri già parlano da soli, no, Alessandra? Sì, senz'altro è un progetto che, appunto, come dicevi tu, viene dal passato. Quest'anno ha avuto un grande cambiamento, cioè è diventato un progetto online. Prima, diciamo, si svolgeva proprio con anche degli interventi degli operatori, degli educatori di Legambiente nelle classi. Invece da quest'anno, almeno per alcune parti, ha avuto questa trasformazione. Per questo possiamo adesso parlare anche di questi numeri, che certamente sono molto alti, e oltretutto il progetto si rivolge alle scuole a livello nazionale. Ecco, dovremmo essere, Massimo, già in collegamento anche con Saura Saccenti. Sì, ci siamo. Saura Saccenti, che è responsabile del servizio comunicazione corporate, ufficio stampa di Extra SPA. Saura, benvenuta in questo appuntamento. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Salve. Allora, intanto, ecco, un po' l'abbiamo già detto con Alessandra Capizzi, ma energicamente per il gruppo Extra, che cosa rappresenta, come nasce questo progetto? Facciamo un po' il quadro, ecco, di come nasce proprio all'interno di Extra. Allora, mi scuso, non ho potuto ascoltare l'intervento di Alessandra, quindi forse mi ripeterò, però il progetto nasce ormai 7 anni fa, perché siamo alla 7ª edizione per quanto riguarda Extra, ma il progetto era già presente nella provincia di Arezzo, realizzato da CoinGas, che attualmente è il socio di Extra, sempre insieme a Legambiente. La collaborazione con questa associazione si è sempre mantenuta nel tempo. Come forse già stato detto, è un progetto dedicato al mondo della scuola, per informare e sensibilizzare sul risparmio energetico. Negli anni è cambiato ed è cresciuto anche in termini territoriali, con l'ultima edizione che è
nazionale ormai, perché Estra si attiva in progetti di questo genere, il motivo sta nella sua responsabilità sociale, intesa, perché è ovvio Estra come business principale ha quello della vendita di energia elettrica e gas metano, quindi potrebbe sembrare una contraddizione stimolare ragazzi, ecco, a un uso consapevole, no, diciamo così, a non sprecare insomma ecco l'energia, sì esatto, ecco. Però appunto la capacità di un progetto di questo genere come energicamente di far cambiare anche piccole cose, piccoli atteggiamenti quotidiani, ma che poi sono fondamentali, no? Anche per migliorare l'ambiente, diminuire i consumi, diminuire l'inquinamento, combattere quindi il cambiamento climatico. Estra in questo vuole essere presente, dare il suo contributo al di là del proprio business. Ecco, Legambiente, prima Alessandra, in realtà lei sì, si è persa l'intervento, ma eravamo veramente davvero solo all'inizio, è un partner storico, no? Quindi quanto è importante, ecco, anche portare avanti con partner insomma di questa caratura, perché poi insomma loro sicuramente hanno, ecco, il quadro anche di quelle che sono le buone pratiche poi da raccontare a questi ragazzi per portare avanti questi progetti. È fondamentale, non è un caso che appunto Legambiente ci ha accompagnato in tutti questi anni nel progetto Energicamente e anche su altri progetti nel tempo. Legambiente ha a livello nazionale e locale delle grandi professionalità, ha un'autorevolezza scientifica indubitabile, ha una rete di collaboratori e una rete di contatti con le scuole, in questo caso per Energicamente, per noi fondamentale, ecco. Senza Legambiente Energicamente non sarebbe potuta forse neanche nascere e certamente non diffondersi quanto si è diffusa e quanto è cresciuta anche nel tempo. Saura, la lasciamo temporaneamente perché poi la richiamiamo in causa nella seconda parte, quindi bene. Per il momento la ringraziamo. Prego, a dopo. Capizzi, allora questo consumo consapevole di energia, insomma, questo nodo che è abbastanza difficile, no, da sciogliere, questa... Soprattutto per dare un esempio ai più piccoli, perché l'esempio, scusate la ripetizione, che prendono dai grandi, insomma, non è dei migliori. No, anche perché probabilmente poi posso andare qui? Sì. Anche perché effettivamente poi non ci si rende conto immediatamente, no? Diciamo dei vantaggi di avere dei buoni comportamenti, mentre per esempio su altri aspetti insomma si può avere un ritorno immediato, invece sull'energia lasciare accesa una luce, pazienza. Noi cerchiamo invece di far capire come questo è importante, partendo anche proprio da un'idea generale, globale, delle problematiche del mondo, tutto quello che è consumi eccessivi chiaramente ha delle ripercussioni su problemi enormi, e quindi far capire come ognuno di noi può cercare di aiutare e di migliorare e di limitare un po' questi problemi. Non solo, quindi, i buoni comportamenti da un punto di vista ecologico e ambientale, ma anche da un punto di vista economico, perché poi invece ragionando anche sul risparmio che in bolletta c'è per i genitori, certo, si capisce anche che c'è anche quel ritorno. Noi ci proviamo. Ecco, i ragazzi in tutto, cioè Energicamente è un progetto che coinvolge le scuole, cioè non una tantum, no, è proprio un percorso. Ecco, che tipo di percorso fanno a livello proprio pratico? Che tipo di esperienza in questa buona pratica che dura, diciamo, da 7 anni, ma in realtà leggevo nella nostra scheda il progetto nasce addirittura 10 anni, sì, fa ad Arezzo con... questo è molto importante, ecco, dirlo, con l'allora Coingas, poi con ETA3, poi con Estra, ecco. Quindi nelle varie trasformazioni, diciamo, questo progetto è rimasto fisso. Bene, questa è importante, è una buona notizia. Vuol dire che era importante, esatto. E devo dire che ha la sua validità, certamente le scuole lo riconoscono, anche proprio per quello che appunto dicevi tu, mi chiedevi come
come si, cosa ha di particolare. I ragazzi fanno chiaramente un percorso educativo e informativo, però poi hanno la possibilità di fare delle azioni concrete nel territorio, ecco. E questa è la differenza che siamo riusciti a mantenere anche con un progetto online, il che non è banale. No, certo. Proprio cercare di fare delle piccole attività che hanno a che fare comunque con risparmio energetico. Allora abbiamo in linea Vanessa Pallucchi, che è il membro della segreteria nazionale responsabile scuola, formazione e qualità culturale di Lega Ambiente. Allora diamo il benvenuto a Vanessa Pallucchi, salve. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, stiamo parlando di questo interessantissimo progetto che sta portando avanti Lega Ambiente anche grazie a Destra, cioè energicamente. Ecco, se non sbaglio, se non ho capito male, proprio dalla, appunto da la rappresentante di Estra Saccenti, avevamo capito che questo ormai è diventato un progetto, no, di caratura nazionale, quindi volevamo capire come si cala proprio su tutto il territorio, insomma, ecco. Sì, il progetto interessa 8 regioni, quindi diciamo soprattutto si faranno attività e sono interessate le scuole, coinvolte anche direttamente sui territori i docenti. E, è interessante perché ovviamente lo strumento online permette di arrivare a tutte le scuole italiane in genere. Ma in particolare stiamo dando cura e stimolo a quelle scuole dove, appunto, insomma, nelle regioni dove Estra è anche presente insieme a Lega Ambiente, cerca di fare questo doppio lavoro, sia di, diciamo, far passare delle informazioni anche stimolanti attraverso il sito, senza rinunciare a quella che è la cura territoriale e il confronto territoriale. Quindi l'originalità un po' del progetto è che è riuscito a mantenere questo equilibrio fra una dimensione, diciamo, più virtuale e una dimensione comunque anche di relazione territoriale. Questo, diciamo, è fondamentale. Inoltre, insomma, le tematiche che comunque tocca non sono semplicemente intorno ai cambiamenti climatici, ma è molto incentrato sugli stili di vita. Quindi, diciamo, proprio serve a riflettere sulle pratiche che come cittadini possiamo diciamo attivare per andare a contrastare quelli che sono i cambiamenti climatici. Quindi tocca un grande tema e sfida ambientale di carattere globale, però provando a fare questa declinazione anche di tipo territoriale sugli stili di vita, sulle abitudini, sulle opportunità anche che la tecnologia offre per andare a ridurre le emissioni, a praticare il risparmio energetico. Quindi c'è, insomma, questa dimensione territoriale e nazionale che è anche, diciamo, globale, che si tocca in questo progetto sempre, è molto dinamico. Da questo punto di vista abbiamo visto che viene anche apprezzato per questa capacità di essere proprio dinamico nelle dimensioni che oggi la sfida ambientale riguarda, insomma. Beh, che non è soltanto quella. C'era il collega che gli voleva fare una domanda, chiedo scusa se la interrompo. Sì, una domanda, più che altro una precisazione, cioè che volevo sentire da lei, perché questa nuova edizione di Energicamente, a questa edizione hanno già aderito oltre 1000 classi di 760 scuole per circa 25.000 studenti, insomma sono numeri molto molto interessanti. Sì, sì, sono dei numeri sicuramente molto importanti. Intorno siamo riusciti a stringerle intorno a un progetto anche didattico di qualità, e questo non era scontato, riuscire a riunire la larga diffusione con quella che è comunque un contributo importante che si dà anche alla didattica, come è sempre stata caratteristica di questo progetto che abbiamo curato insieme, appunto, sentivo che dicevate, da 10 anni, quindi sì. Insomma anche una sfida che ci siamo dati e che ci sta dando delle risposte positive. Bene, credo che dobbiamo già fermarci per la prima pausa. Sì, abbiamo proprio un minuto, un minuto a disposizione.
Insomma, prima dicevamo, ecco, sentivamo di questo progetto, insomma, importante, però i ragazzi praticamente cosa fanno? Perché questo ancora mi sfugge un po', allora, per poterlo raccontare a chi ci ascolta. Allora, i ragazzi si collegano in classe al sito, ecco, www.energicamenteonline.it, e partecipano con l'insegnante a degli approfondimenti che vanno dal risparmio energetico alla domotica, quindi all'introduzione di tecnologie per ridurre i consumi, okay, e ottimizzare, okay, e tutta una serie di informazioni e di approfondimenti. Dopodiché possono fare dei giochi che sono divertenti, sempre sul, chiaramente in tema, e poi delle indagini, per cui per esempio andare a vedere nella scuola se ci sono dispersioni, se ci sono buoni o cattivi comportamenti, certo, e quindi fare in quel senso anche un'esperienza, oppure anche fuori, a casa, in città. Insomma, diventano dei piccoli ispettori ambientali. Insomma. Anche, però possono fare anche altre cose, prendersi cura di alcuni luoghi, che anche quello chiaramente è diciamo uno strumento che può essere utilizzato. Quindi insomma sono tante le azioni, ogni classe decide cosa fare, tutto questo poi rientra in questa esperienza, che quindi non è soltanto teorica ma è anche pratica, anche li porta pratica a essere cittadini attivi. Ecco, attivi, questa direi la parola, allora, importante. Allora riprendiamo. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. E noi siamo qui anche per quanto riguarda questa seconda parte. Greta, ogni sì, volta che diciamo, ci fermiamo c'è sempre questa diga, questo fiume impetuoso che sale e che quindi è difficile da contenere. Gli argomenti sì, sì, sono sempre molto molto interessanti. Sì, ringraziamo di nuovo anche in questa seconda parte un altro partner che è con noi, che è CoinGas. Appunto parliamo di Energicamente, quindi un progetto, ricordiamolo, che è nato ad Arezzo 10 anni fa. Insomma, questa paternità io me la terrei bella stretta e ne parliamo ancora con Alessandra Capizzi, Legambiente Arezzo. Ci stiamo per collegare con la professoressa Giuliana Mirabito dell'Istituto Comprensivo di Rassina, perché appunto sono migliaia gli studenti che vengono coinvolti in questo progetto. Una curiosità nel frattempo che approntiamo questo collegamento telefonico: prima, Alessandra, ci dicevi che i ragazzi vanno un po' anche in giro per i loro istituti per capire se ci sono delle dispersioni di energia, se è mai venuto fuori qualcosa da questo punto di vista, ora, senza dire quale istituto, però magari se hanno scoperto insomma qualche cattiva abitudine, ecco, che allora hanno tirato loro le orecchie tra virgolette all'istituto piuttosto che al contrario. Questo succede, loro si divertono molto, ecco, ovviamente, anche per esempio sopralluoghi nelle segreterie dove ci sono luci, computer accesi e magari il locale è vuoto in quel momento. Quindi poi diventano tremendi, ragazzi. Esatto, immagino. Però ecco, devo dire che al di là di questo, anche in casa fanno lo stesso. Infatti ci sono dei genitori che ci dicono che abbiamo costruito dei mostri, perché poi vengono, come dire, brontolati. Però insomma io credo che qualcosa gli rimanga, ripeto, noi da tanti anni facciamo educazione ambientale e abbiamo modo di rivederli questi ragazzi anche negli anni successivi, e ci accorgiamo tante volte, non sempre, ma diciamo è anche il motivo per cui andiamo avanti con questa tenacia, che veramente gli rimane, il seme rimane, quindi è importante. Riusciamo, ecco, questo progetto con Extra è veramente importante proprio per questo. Allora, chiamiamo in causa una delle scuole che partecipa Energicamente, lo facciamo dando il benvenuto alla professoressa Giuliana Mirabito, docente di tecnologia nelle classi 3A e 3B, terza A, terza B, esatto, alla scuola sì, Guido buongiorno, Monaco di Rassina. Buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno, sì, signora. Allora, come stanno partecipando le due classi a questo progetto Energicamente online? Stanno partecipando parallelamente e in maniera separata, però poi alla fine stanno realizzando singolarmente dei video che rappresenteranno poi a tutta la scuola.
a tutta la scuola media, e sarà utilizzato il video per essere inviato e partecipare al concorso di Energicamente Online. Ecco. Loro prima del video hanno realizzato già una, un audit energetico sulla scuola, quindi hanno analizzato tutte quelle che, quello che si diceva prima, le disfunzioni energetiche all'interno della struttura. Ora stanno per realizzare la relazione finale di questa analisi che hanno effettuato, che presenteranno poi alla dirigente scolastica per cercare di migliorare quella che è la qualità energetica della scuola, ecco, con le possibilità ovviamente che la scuola ha. Immagino l'entusiasmo nel trovare un po' il pelo nell'uovo, insomma, tra virgolette. Sì. Ecco. sì, ma le posso dire, dal termosifone, dal radiatore che non funziona, per cui oppure non si spegne, per cui loro sono costretti ad aprire la finestra perché fa troppo caldo, insomma, certo, sì. Oppure dalle tende troppo lunghe che coprono anche parzialmente i radiatori. Vedi come sono attenti, piccoli accorgimenti che comunque loro sono riusciti a identificare. Ovviamente prima c'è stato uno studio anche grazie al materiale messo a disposizione dal tramite il concorso online. Loro hanno studiato le varie attività, sì, di gioco, che però avevano comunque delle basi scientifiche, quindi loro sono riusciti a estrapolare poi dal gioco le informazioni importanti che gli servivano per poi applicarle all'interno di questo di questa analisi che hanno fatto a scuola. Se volete, però vi passo una delle ragazze, sì, che ha seguito, volentieri, questo, volentieri, che teneva a farvi personalmente. Che bello, che sorpresa, ecco. Allora, lei è Amelia ed è una ragazza della terza B. Aspettate, sì, la passo. Quindi fuori da adesso. È un fuori scaletta molto molto gradito. Fuori un fuori scaletta molto gradito. Amelia, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, la sento già bella timidina. Senti Amelia, com'è stato questo percorso? Di Energicamente, che insomma ancora non è concluso. La professoressa ci diceva che avete realizzato questo video, anzi lo state pressoché finendo, per poi insomma partecipare a questo concorso. Come ti è sembrato? Allora, questo progetto è molto bello, anche perché aiuta a migliorare la scuola, e anche che è molto divertente, perché ci stiamo mettendo di impegno, anche divertendoci sia sul progetto in internet sia facendo il video. Il video si può accennare appena appena di che cosa tratterà, o è una sorpresa, o è a scatola chiusa? No, posso anche accennare. Praticamente mostreremo dei buoni comportamenti che si possono fare per ottimizzare l'energia della scuola. Bene, vi siete condivisi anche i compiti, quindi regista, videomaker, attori? No, è una cosa molto improvvisata. Comune. Va bene lo stesso. Massimo. Allora sì, diciamo che sono progetti che coinvolgono e trovano anche l'entusiasmo dei ragazzi, no? L'abbiamo sentiamo sentito, veramente sì, pieni sì. Di grandissima voglia di mettersi in evidenza e di fare queste buone pratiche. Io posso dire una cosa? Credo che la classe sia in ascolto. Ah, che bello! Almeno, so, quindi li salutiamo. Devono uscire, quanti siete in classe, Amelia? In classe noi siamo 25. Oh, allora 25 grandi grandi abbracci, saluti e complimenti a questa classe, che salutiamo perché è in procinto di terminare l'ora scolastica, se no la teniamo qua in diretta tutto il giorno. Quindi grazie mille e buon lavoro, E niente, grazie. Ciao Amelia, e grazie anche alla professoressa. Oh, vedi che bel fuori scaletta, sì, caro Massimo. Allora, noi ci dobbiamo ricollegare, credo, con Sauna Saccenti. Ecco, intanto chiederei invece ad Alessandra Capizzi, abbiamo sentito la professoressa, ma voi dal punto di vista proprio degli docenti siete una sorta di tutor, no? Quindi comunque prima preparate, tra virgolette, insomma anche... Sì, allora, il progetto Energicamente prevede il lavoro con le scuole, un corso di aggiornamento per insegnanti, e la professoressa Mirabito ha partecipato anche a quello, quindi è proprio un corso riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, dell'Università, eccetera, del MIUR, e quindi è un corso di formazione, ecco, sui temi dell'energia e su soprattutto queste metodologie di lavoro con i ragazzi. Quindi noi abbiamo quello, e poi avremo anche un altro progetto che invece è con le scuole superiori, quindi diciamo è molto articolato.
articolato come progetto. Ecco, questo è importante. Sì, infatti leggevo, però questo magari lo diciamo dopo. Lo possiamo dire anche dopo. Sì, sì. Dovremmo essere qua, no, rido perché il collega sta chiamando Saura Saccenti in maniera un po'. Intanto io, scusate, mi prendo un attimo di un secondo in questa pausa per, insomma, oggi è l'8 marzo, però io dico mimose va bene, però vediamo di conquistare qualcosina in più, dico bene Alessandra, sì, perché direi. La mimosa fa piacere, però insomma qualche posto di più in politica, qualche come dire, politica del welfare che consenta alle mamme rispetto come noi. A me sembra, scusate, allora 4-1, auguri che voi... a tutte le donne, sì, beh, oggi siamo in maggioranza, presenti o all'ascolto perché... però mi sembra che dal punto di vista politico, come presenza delle donne, invece di andare avanti si vada indietro. Massimo, condivido, però insomma vabbè, poi bisogna anche avere le condizioni per potersi impegnare in politica. Io ad esempio, non dovendo fare la mamma e qualcos'altro, non potrei. Allora, va bene. Saura Saccenti, lo ripetiamo, parentesi. Responsabile del servizio comunicazione corporate e ufficio stampa di Estra, che svolge un ruolo molto importante, direi fondamentale per quanto riguarda questo progetto. Saura. Sì, diciamo, siamo i promotori e abbiamo trovato una collaborazione importantissima con Legambiente, ma è un progetto che nasce ancora prima di Estra, come abbiamo detto, sì. E quindi è uno dei progetti più importanti della nostra attività di responsabilità sociale d'impresa. Ecco Saura, ci diceva prima di collegarci telefonicamente, avevamo appena accennato alla nuova edizione, no, di Energicamente. Sì. Quali sono le differenze rispetto al passato, quindi alle passate edizioni? Il progetto di questo anno scolastico 2017-18 è un progetto rinnovato a partire dalla metodologia didattica che viene proposta alle classi, aderendo quindi a una didattica completamente digitale. Ecco. Si tratta di una metodologia oggi irrinunciabile in un progetto educativo, anche perché è previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, e noi siamo stati molto contenti di aderire a questa indicazione, perché in effetti passare al digitale ha voluto dire per noi aumentare moltissimo la possibilità di raggiungere le classi. È diventato un progetto nazionale, anche se ci concentriamo magari un po' di più nelle aree dove noi siamo più presenti, certo, tutto il centro, sì, Italia, sì. E una parte del sud. Abbiamo perso, è vero, un po' il contatto diretto che Legambiente aveva con le singole classi nella edizione precedente. Speriamo di recuperarlo grazie a 8 extra days che verranno fatti in tutta Italia, incontrando le classi che hanno vinto il concorso dedicato proprio alle scuole primarie, okay, e secondarie di primo grado. Ecco, però questo passaggio, insomma, è stato importante per noi. Bene, quindi insomma un progetto che ha davvero tutta l'energia, è il caso di dire, per poter proseguire. E esatto, sì, arriviamo lì. Volevamo appunto chiedere ad Alessandra, è un suggerimento nel dietro le quinte che lei non può vedere, ma è esatto. Alessandra Capizzi prima stava un po' accennando che appunto il coinvolgimento delle scuole superiori attraverso questo progetto di alternanza scuola-lavoro forse sarà, insomma, la vera novità. In che, sì, cosa consiste? Allora, consiste in un progetto che viene fatto in 5 province, che sono quelle storiche, quindi abbiamo Arezzo, Prato, Siena e più 2 delle Marche. Ancona e Ascoli Piceno? Ascoli e, okay, e Ancona. Dove nel passato sono sempre stati fatti progetti appunto nelle scuole primarie e secondarie. Da quest'anno si sperimenta questo lavoro con i ragazzi delle superiori, che lo inseriscono proprio nelle loro attività di esperienza scuola-lavoro. E quindi ogni circolo di Legambiente insieme a Estra propone dei percorsi differenziati a seconda della realtà locale, però che mettono questi ragazzi nelle condizioni di conoscere anche e orientarsi anche professionalmente in questo settore dell'energia, dell'ecologia, quindi anche tutto quello che è green economy, e
soprattutto di fare poi delle cose. Anche loro faranno per esempio in alcuni luoghi delle indagini su edifici scolastici, anche in accordo con la provincia, quindi è importante anche tutta questa rete che si è costruita intorno a questo progetto, su cui poi ci saranno degli interventi migliorativi. E questa è un'altra cosa importante, e poi faranno anche esperienze anche nel campo della comunicazione col vostro aiuto. Volentieri. Noi ve lo diciamo adesso, che ma bello. Ci contiamo. Alcuni di loro costruiranno proprio delle, anche, appunto, spero che potranno partecipare anche a una trasmissione come questa, fare piccole redazioni come esperienza anche professionale. Benissimo. Allora, noi siamo in chiusura. Sì, posso aggiungere? Ecco, sì, Saura. Sì, la parte di alternanza scuola-lavoro per noi è una novità effettivamente di questa edizione. Non l'abbiamo mai sperimentata, salvo qualche caso che ovviamente qualche scuola ci chiede di collaborare. Però vorrei un momento tornare al percorso ludico didattico dedicato alle classi, perché questo percorso utilizza linguaggi nuovi digitali, come dicevo, li declina in uno stile di vita individuale, in azioni concrete da fare in casa, a scuola, nel proprio quartiere. Quindi il percorso mira a sviluppare competenze scientifiche e tecnologiche, ma allo stesso tempo di quello di stimolare una cittadinanza sempre più attiva e responsabile. A questo progetto sono abbinati due concorsi, uno che sta per scadere il 15 marzo dedicato alle classi, ma uno che scadrà il 23 aprile è dedicato alle famiglie dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto percorso didattico, e le famiglie potranno avere dei premi collegati al mondo dell'innovazione, più che dell'innovazione, del risparmio energetico. Chi vincerà potrà avere una bicicletta elettrica, poi potranno avere dei kit per casa dove ci sono lampade a LED, termostati intelligenti, quindi tutta l'attrezzatura, diciamo, non ci possiamo permettere di regolare un elettrodomestico di ultima generazione, però accorgimenti che aiuteranno a risparmiare energia in casa. Il concorso è aperto a tutte le famiglie, quindi si può ancora partecipare. Benissimo. Bene, Saura, allora noi siamo in chiusura, ringraziamo Saura Sercenti, responsabile del servizio comunicazione corporate e ufficio stampa di Estra SPA, grazie ovviamente anche a Estra che è particolarmente sensibile all'ambiente, e quindi vediamo appuntamento la prossima settimana. Grazie, sì. Saura, grazie. Ringraziamo anche Alessandra Capizzi e la professoressa, della quale ora mi sfugge il nome, ecco, e Vanessa Pallucchi, che l'abbiamo sentita invece nell'altra parte della nostra trasmissione. E ovviamente spero di poter tornare a parlare di energicamente, magari anche con qualche studente, visto che insomma qui magari presente negli studi di Radio Fly, anche perché se non sbaglio è un progetto che poi termina con l'anno scolastico, no? Sì, ad Arezzo si svolgerà nei primi 15 giorni di giugno. Ecco, quindi insomma più o meno al calendario scolastico. Alla prossima settimana, seguiteci su Arezzo TV alle ore 21, su Radio Fly e sulla pagina delle buone pratiche. Grazie. A giovedì prossimo. Alla prossima. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente.